Bella regà, qua è Savix che vi parla, bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale. Oggi vi porto ragazzi un outfit bomba come avete visto da copertina. Vi dico già che perdete tutti gli outfit sul PG femmina tranne uno. A me piace questo con le tettine e terrò questo. Quindi iniziamo con il glitch. Andremo a fare il glitch con il creatore. Quindi iniziamo col completo che vogliamo ottenere raga. E poi andiamo alla gestione dei personaggi o alla selezione dei personaggi, a seconda se siete su old o su next. Il glitch si può fare su entrambe le piattaforme, solo che al punto per cancellare il personaggio cambia un piccolo step. A questo punto che facciamo? Una volta in questa schermata andiamo a destra raga e andiamo a creare il secondo personaggio. Se avete già un secondo personaggio raga lo dovete cancellare e lo dovete ricreare al momento, se no il glitch non funziona. Vi voglio anche aggiungere raga, ultimamente sto iniziando a portare questo tipo di contenuto, un singolo outfit con questo metodo. Voi cosa potete fare? Potete prendere più completi, quindi più video, e metterli assieme. Ovviamente tra un video e l'altro, quindi tra un outfit e l'altro, lascerete uno spazio vuoto nello stile. E a questo punto potete magari farvi 4-5 completi moddati, ok? Prendendo 4-5 video. A questo punto, una volta che siamo qua, raga, abbiamo creato un secondo personaggio maschio, perché per fare completo sulla femmina dovremmo fare il glitch sul maschio, dovremo andare online. Una volta spawnati online, raga, io vi consiglio di cambiare lobby immediatamente, perché tanto potrebbe succedere che non avete i negozi di vestiti visibili sulla mappa e comunque siete in pubblica, potrebbero uccidervi e rovinare il glitch. Quindi subito menu di pausa e andate nella sessione a inviti o ad amici, raga, come preferite voi. A questo punto, una volta spawnati nella sessione, cosa facciamo? Andiamo a dirigerci dal negozio di vestiti più vicino, ragazzi. Andiamo dalla parte alta degli outfit e a questo punto andremo a selezionarci ragazzi magliette designer e poi andremo a mettere la numero 32, Santo Capra blu a strisce raga. A questo punto, una volta indossata questa maglietta, andiamo sulla parte alta tipo le giacche raga e dobbiamo mettere senza giacca. A questo punto, una volta che abbiamo fatto questo step, andiamo negli accessori e dobbiamo andarci a cercare i guanti tattici bosco chiaro, raga. E ce li selezioniamo. A questo punto, una volta messi anche questi guantini, non dovremo fare niente di speciale. Semplicemente salviamo l'outfit e lo salviamo nel secondo slot e scriviamo 1, ragazzi, ok? Adesso usciamo dagli accessori, andiamo dal bancone e cerchiamo le tute da motociclista, non quelle da racing, ma queste. E andiamo a selezionarci questa qua, rosa, ragazzi. La compriamo e andiamo a salvarla nel secondo slot, che sarebbe il terzo, perché il primo lo teniamo vuoto, ragazzi. A questo punto, una volta salvato e scritto 2, cosa dobbiamo fare, raga? Semplicemente andare su completi integrali e mettere il primo raga, luminoso, ok? Mi raccomando, è fondamentale, non è vero, sto scherzando, potete mettere quello che volete, ok? È indifferente. Quindi vi selezionate uno di questi tre, io metto quello luminoso e a questo punto ce ne andiamo al cannocchiale raga, oppure nell'appartamento, come preferite voi. Adesso, una volta dentro l'appartamento, ci dobbiamo buggare al cannocchiale. Quindi, come al solito, corriamo verso il cannocchiale, scricciamo freccia destra, teniamo premuto il menu interazione o touchpad se giocate da PS, raga, finché non riuscite ad aprire il menu interazione e si bugga l'animazione. A questo punto andiamo su stile e ci mettiamo la tuta che abbiamo comprato, la numero 2. E come vedete si immergerà la maschera del completo integrale. Cosa dobbiamo fare adesso? Andiamo a salvarci questo outfit.
Quindi andiamo alla guardaroba, schiacciamo freccia destra e andiamo su parti superiori, ragazzi. Una volta che siamo su parti superiori, cosa facciamo? Andiamo su magliette e siccome prima abbiamo comprato la Santo Capra sulle magliette designer, scusate raga, l'avremo anche qua. A questo punto la selezioniamo, ragazzi, e come potete vedere si immergeranno i scarponi con la tuta, una cosa stranissima. A questo punto freccia destra, raga, e andiamo a salvare l'outfit e lo sovrascriviamo sul numero 1. Una volta che abbiamo sovrascritto l'outfit sul numero 1, possiamo continuare con il glitch e potete anche cancellare l'outfit numero 2. Quindi rimarrete solo con il primo slot vuoto e poi nel secondo ci sarà scritto 1. Adesso dobbiamo uscire di qua, ragazzi. Intanto, ragazzi, vi voglio informare che ho aperto un secondo canale. Qualcuno l'ha già visto, qualcuno si è già iscritto, qualcuno non lo sa e invece a qualcuno non gliene fregherà nulla. Però questo è il nuovo canale dove porterò Urbex, Challenge e qualsiasi altro tipo. Sarà proprio il mio canale, ragazzi, Ale Savio, non sarà Xavix e non si parlerà più di gaming in quel canale. Quindi se qualcuno mi segue perché gli sto simpatico, raga, mi fa molto piacere se si vuole iscrivere al canale secondario. E se volete andare a vedere le esplorazioni, raga, link in descrizione, metterò link in descrizione del canale nuovo. Ora posterò anche su questo qua ancora del gaming finché non arriviamo alla monetizzazione con quell'altro. Quindi a questo punto, raga, dovremmo andare a fare altri due completi per far sì che esce quello bello poi sulla femmina. A questo punto andiamo dalla parte degli accessori e andiamo a metterci di nuovo i guantini, gli stessi di prima, i tattici corazzati, i tattici bosco chiaro, raga, non mettete i corazzati. A questo punto, una volta messi i guanti, andiamo a salvare questo outfit sempre nel numero 1, quindi lo sovrascriviamo. Così abbiamo fatto l'outfit con la tuta, la maglia Santo Capra, i guanti con i scarponi buggati, raga, ok? E lo mettiamo nel numero 1. Adesso andiamo a preparare gli altri due completi. Quindi andiamo dalla parte alta, diciamo, degli outfit, ragazzi. E una volta che siamo qua andiamo a cercarci le giacche, raga, da lavoro. E poi andiamo a indossare la numero 46, raga, questa arancione col colletto marrone. Quindi a questo punto, una volta indossata questa giacca, andiamo sulla parte bassa degli outfit e andremo a metterci i pantaloncini. Andiamo su pantaloncini e mettiamo il numero, raga, 44, boxer bianchi, non vi potete sbagliare. A questo punto cosa facciamo? Andiamo nelle scarpette. Andiamo su sneakers e andiamo a cercarci quelle rosa. Una volta che abbiamo trovato quelle rosa, non ci resterà altro che salvare anche questo outfit. Lo salviamo nel terzo slot e lo chiamiamo 2, raga. Ok? Perché sarà il secondo merge per far uscire poi il completo sul PG femmina. Adesso, una volta che ci siamo salvati anche questo completo, facciamo l'ultimo. Quindi andiamo nella parte alta degli outfit, ci andiamo a cercare le giacche di pelle, raga. Quando siamo su giacche di pelle andiamo a indossare, raga, la numero 4 da gara arancione. A questo punto, una volta che l'abbiamo selezionata, cosa facciamo? Menu interazione, stile, andiamo sull'ultima voce e l'apriamo, raga. Come vedete c'è la maglia sotto. Cosa facciamo noi? Dovremo andare a togliere la maglia. Quindi a questo punto chiudiamo il menu interazione, freccia destra, andiamo su maglie e facciamo nessuna parte superiore, raga, ok? A questo punto, se voi siete in una crew, dovete andare a mettere il logo crew sulla schiena, raga, perché passerà i loghi. Purtroppo, raga, io con questo account non ero dentro la crew e quindi non ho potuto mettere il logo. Ma se voi mettete questo logo crew sulla maglia che è arancione che state guardando sulla schiena, vi passeranno i loghi Enema, ok? Io vi consiglio di farlo. Quindi a questo punto andiamo su canotte, raga, e ci andiamo a cercare questa qua a strisce verdi e gialle.
che è la numero 22 a mela canotte a righe gialle. Non vi potete sbagliare, raga, e la selezionate. A questo punto cosa facciamo? Indovinate un po', una volta che ci siamo messi anche la canottiera, ci spostiamo dagli accessori e andiamo a mettere i guanti tattici bosco chiaro. A questo punto ci salviamo l'outfit così com'è e lo chiamiamo numero 3 nel quarto slot e abbiamo fatto gli outfit. Quindi a questo punto, una volta che abbiamo salvato tutti gli outfit, raga, chiudiamo il menu, apriamo il nostro menu interazione, andiamo sulla penultima voce e facciamo ucciditi, raga, e molto allegramente ci uccidiamo. A questo punto, raga, come al solito, mi raccomando, non sbagliate, apriamo il nostro menu di pausa e dovete andare al creatore e dobbiamo creare la gara stunt. Quindi start online creatore, una volta che siamo al creatore dovremo cliccare su crea una gara stunt, raga, e una volta che siamo nel menu dovremo seguire tutto il tutorial. È veramente una cazzata, non potete sbagliare il tutorial perché è guidato, raga, ok? Quindi vi farò vedere questa parte velocizzata. Quindi a questo punto, una volta che abbiamo preparato la gara, dovremo fare un giro per forza, raga. Dovremo fare la prova. E una volta terminata ci darà questa allerta. Accettiamo l'allerta e quando siamo nella schermata del creatore, menu di pausa. Andiamo su online e una volta che siamo online andiamo su seleziona personaggio o gestisci personaggio, ok? Ora da qua in poi mi dovete ascoltare bene perché tutti quanti sbagliate in questi step. Allora, ora vi spiego per chi è da old gen, quindi PS4 e Xbox One, cosa dobbiamo fare. Questo step vale per tutti, dovete cancellare il secondo personaggio, raga. Il secondo personaggio cliccate una volta freccia a destra, vedete che switch al personaggio, tira sul cartello, cliccate X se giocate la Xbox, quadrato se giocate la Play, scrivete la parola elimina e avrete cancellato il PG. Ora non dovete toccare nulla, raga, ok? È fondamentale che non toccate nulla, dopo che si è cancellato il PG non dovete switchare per nessun motivo. A questo punto, per chi gioca da old, raga, PS4 e One, cliccherà B o cerchio per andare nella storia. Se invece stiamo giocando da next, come io, infatti c'è scritto ritorna al menu principale, non va bene perché si sminchia il glitch. Cosa ci serve? Ci serve un amico che sta in mira manuale, raga, in un'altra lobby, che ci manda un invito in una sessione a inviti in mira differente, quindi in mira manuale. Se noi siamo in assistita o se noi siamo in assistita, lui dovrà farla in manuale. Se lui è in assistita, la faremo noi in manuale. Ok? L'importante è che abbiamo la mira differente. A questo punto, quando il nostro amico ci manderà l'invito con la mira differente, sessione privata, accettiamo l'invito, ci darà il recupero, raga, e come vedete quando accetteremo l'allerta ci girerà direttamente in storia. Una volta che siamo in storia facciamo menu di pausa, sessione sola, inviti o da amici come volete. E una volta che saremo spawnati dentro la sessione online, spawnerete col primo outfit che avete deciso di tenere. Subito subito, raga, dovete andarvelo a salvare perché se no lo perdete, lo salvate negli ultimi slot, così non vi occupa spazio. Adesso andiamo dal bancone, andiamo su completi da motociclista e ci dobbiamo comprare quella verde, raga. Quella verde ci permetterà di passare i jokers e tutto il resto verde nel completo. Quindi una volta selezionato questo outfit, raga, dovremo andare ad avviare
l'attività, quella nuova che ci sta nelle Versus. Quindi Start Online creati da Rockstar Versus In The Wild, ragazzi. E una volta che siamo all'interno di questa attività dovremo andare a mettere per forza completi in possesso. Una volta che abbiamo messo completi in possesso, raga, facciamo entrare un nostro amico e startiamo l'attività Merge. Quindi una volta che poi siamo, raga, alla selezione dell'outfit, ascoltatemi, dovete switchare semplicemente 3 volte a destra in modo da arrivare fino al numero 3. A quel punto vi compariranno a voi anche i loghi, perché siccome avete messo il logo crew su quella giacca arancione che abbiamo fatto prima, avete anche i loghi Enema sull'outfit. Quindi a questo punto andate a startare l'attività come sempre e una volta che siete dentro la lobby vi mettete un auricolare, raga, semplice semplice, e poi quittate l'attività facendo AXA se giocate da Xbox o X quadrato X se giocate da PS. A questo punto, una volta che spawnerete in free mode, e sbada bam, raga, avremo l'outfit moddato. Non vi resta altro che andare a salvarvi l'outfit in un qualsiasi negozio. Ragazzi, provate ad entrare con cose diverse, vedrete che magari si merge a qualcos'altro, perché questi merge, a seconda di cosa entriamo, succedono robe strane. Quindi lasciate un like, lasciate un commento, supportate Savix e supportate il canale, iscrivetemi sul mio canale secondario se vi sto simpatico e se volete darmi una mano a far monetizzare anche il secondo canale. Bella, raga, alla prossima. Sbada bam.